Mi è sempre piaciuta la marginalità. Devo dire davvero senza retorica che è un grande piacere e un grande onore parlare dentro la Biblioteca Malatestiana. Io sono arrivato a Cesena grazie alla Campana. E ho passato con lui, con le sue carte, con i suoi ricordi, tanti giorni dentro questa biblioteca cercando le sue tracce, a più riprese, a molte riprese. E ricordo il giorno in cui sono arrivato qui, chiamato da Cino Pedrelli, e mi sono trovato davanti quattro generali pronti ad aiutarmi, oltre a Dino Chieri, altri che in questo momento non ricordo, tutti pronti per aiutarmi a fare questa famosa ricostruzione di cui ha parlato Rino. E questa ho parlato anche a Cesena un'altra volta di Campana, però questa è la prima volta che io parlo dentro la Malatestiana e quindi io e con la vecchiaia mi sono sempre più affezionato ai miti della continuità, ai padri, ai figli. Sono diventato umanista proprio anche biografico. Il senso della continuità, della trasmissione, della necessità di essere padri, di essere figli, è diventato una parte di me stesso che mi aiuta a reggermi in questo mondo strano. E la Malatestiana è uno di questi tempi. Le cose che dirò probabilmente vi annoieranno, in parte sono state dette bene da Rino Avesani, ma tant'è, anch'io ho scritto e quindi leggerò e dovrete sopportare alcune ripetizioni. Anch'io mi scuso se forse sfiorerò un pochettino, ma siamo tutti allievi di Campana per sforare volentieri. La bibliografia di Campana è come la storia infinita di Michael Ende. È un circolo che torna sempre su se stesso e fa coincidere il punto di arrivo con quello di partenza. E io sono un po' uno strano corridore che da anni gira su questo circuito, andando avanti e indietro nel tempo. Ho parlato della bibliografia di Campana nella commemorazione romana del 16 dicembre 1995, poi nella celletta Zampeschi a Sant'Arcangelo il 23 maggio del 2006 e oggi sono ad Orfriuti, la Rivoltita Toscana. Devo dire, non per colpa mia, ma per gli affettuosi e aude moglie Iussa, dei sempre cari amici cesenati. Non che su Campana non abbia fatto altro, ma è per la misteriosa e imprendibile bibliografia che si appuntano su di me gli occhi benevolmente rimbrottanti di molti amici. Qualche tempo fa un amico ebbe a donarmi il volumetto che raccoglie le conferenze tenute nell'anno 2004-2005 nelle accademie napoletane. Una di quelle conferenze mi colpì, è il ricordo di Dello Cantimori di Gennaro Sasso. Mi colpì perché offriva del grande storico un ritratto davvero inedito e penetrante, puntando non sugli aspetti positivi che costituiscono la forza e la vitalità del suo magistero, ma in un certo senso sui vuoti, sulle assenze, sulle dissonanze. Il primo vuoto è il rifiuto di Cantimori di intervenire su questioni filosofiche. Io non sono un filosofo e con la filosofia non voglio avere a che fare. Io faccio storia, storia filologica. E subito Sasso dimostra che il rifiuto della professione di filosofo era tutt'altro che ignoranza della storia della filosofia, era invece il rifiuto di portare alla luce l'assente, il passato, il continente sommerso
con gli strumenti della filosofia, o come oggi si dice, con i grimaldelli dell'ideologia. Il secondo vuoto è l'incompiutezza, perché la ricerca dei fatti è una ricerca destinata a non approdare mai alla sintesi. I fatti si scindono, si complicano, si rifrangono in diverse prospettive, secondo l'effetto che è stato chiamato cubistico, si protendono nella storia di quello che da loro è derivato, sfuggono all'unità e recano con sé la consapevolezza della complessità del reale. Allo studioso restano la ricerca e la fiducia tenace nella ragione, o se vogliamo nel metodo. Esse approdano alla forma saggia, ma nessuna sintesi è possibile se si parte dall'analisi, dice Sasso. È un paradosso polemico, ma ha la sua parte di verità. Voi avete capito perché mi sono indugiato su questa strana fotografia di Cantimoni. Perché in essa io ho visto qualcosa del suo amico e conterraneo Campana, perché in quei due vuoti, l'assenza di filosofia e l'incompiutezza, ho visto due vuoti di Campana. È un discorso lungo e occorrerà mostrare come quei vuoti siano stati anche per Campana forza della ragione e timone di lotta in un'epoca che ha mirato disperatamente all'unità e alla proposizione positiva. Unità dello spirito, unità della nazione, solida articolazione dello Stato, sogni di sintesi rivoluzionarie e storiografiche. E qui ripeto cose che ha già detto Rino: anche su Campana qualcuno ripose speranze di sintesi, fu Don Giuseppe De Luca, come ha detto Rino, al suo primo incontro negli anni 1934-35, ma non credo che De Luca poi restasse deluso. Un certo rimpianto si avverte invece nel ricordo di Dionisotti, già citato, che si chiude con il famoso giudizio lapidario dell'opera lasciata da Campana, frammentaria ma non friabile. Dopo tanti convegni, incontri e discussioni pubbliche sulla figura di Campana, finalmente, anche se faticosamente, è entrato in scena lui personalmente e sta parlando in prima persona con la sua opera. Anche per le ragioni dette sopra, Campana, oltre a lasciare più incompiute che compiute, non raccolse in vita le sue compiute. Ci furono discussioni animate tra di noi, ma alla fine si convenne pragmaticamente che se si voleva davvero far fruttificare l'eredità di Campana, occorreva pubblicare sì i suoi scritti, ma anche le incompiute. È stata un'impresa complessa e difficile, come è stato accennato da Rino, e sulla quale ci ha intrattenuto appunto Rino, e non voglio rubargli la scena. Ma devo dire che pubblicare l'opera di Campana è una sfida filologica non dissimile dalla pubblicazione dei Trionfi di Petrarca, che non per pigrizia degli studiosi non è stata ancora criticamente compiuta. I tre grandi volumi in sei tomi che stanno per arrivare al loro porto costituiranno per lungo tempo la Bibbia campaniana, ma accanto ad essi potrà essere utile, qualche volta perfino necessaria, una piccola glossa. La piccola glossa di cui vorrei ora darvi qualche esempio è appunto la bibliografia. Campana diceva scherzando che quando fosse fatta la sua bibliografia sarebbe apparsa come l'opera più grossa da lui scritta. Sapeva che era faccenda quasi impossibile da sbrogliare e credeva di poterla fare solo lui. Non è riuscita a farla nemmeno lui, perché a quest'ora, se l'aveva fatta, doveva essere venuta alla luce. Oppure, sospetto io malignamente, non l'ha voluta fare. E così torno al sottoscritto. Io dico, ma cosa vado a raccontare ai cesenati? Come faccio a raccontare una bibliografia, cioè la storia noiosa e laboriosa di una monotona serialità, solo per intervalla accesa dal lume di una inaspettata novità scoperta per caso? Allora mi sono detto, li intratterrò con qualche fatterello.
In quel 16 dicembre del 1995, già ricordato, sedevo al tavolo degli oratori accanto a Scevola Magliotti. Scevola aveva parlato dei rapporti tra filologia e paleografia, ricordando un episodio divertente e importante che sarebbe bene raccontare, ma non è questo il momento. Enzo Bruncoli aveva interrotto il suo discorso perché la voce era stata rotta dal pianto e toccava a me prima che Avesani concludesse. Mi toccava parlare di curiosità campagnane e in particolare della bibliografia. Dandomi la parola, Magliotti mi chiese smarrito: come si fa a fare la bibliografia di campagna? Io gli risposi in tutta semplicità: si comincia. E tacqui dell'antico proverbio greco che recita che chi comincia è alla metà dell'opera. Dove si comincia? Avevo cominciato molti anni prima, quando ero studente alla scuola normale. Negli scantinati della scuola, lavorando al riordino di alcuni settori della biblioteca per guadagnare qualche lira, essendo ancora disoccupato, avevo trovato scatole piene di schede inutilizzate di millimetri 85x140 di carta giallognola più resistente della pergamena. Ne avevo già viste in mano di Campana stesso e un pacco di esse mi fu una volta da lui regalato. Conteneva la bibliografia sommaria di Augusto Mancini, forse redatta dal Mancini stesso. Era una copia in carta carbone, quindi l'originale se lo tenne Campana. E non so se esista ancora. Una bibliografia seria e completa di Mancini non è stata mai fatta. E forse Campana sperava che le schede mi stuzzicassero. Ricordo a chi non lo sa che Campana è stato a Pisa il successore di Mancini sull'insegnamento normalistico di paleografia, e ha conservato per quel maestro stima e venerazione. Dunque, trovai i pacchi di schede. Poi seppi che erano state realizzate negli anni 30, al tempo della direzione Gentile, affinché su di esse vari studenti riportassero i lemmi estratti dalle opere di autori mediolatini italiani per il lexicon della Latinità italica, in collaborazione con l'Accademia Europea, l'esito che uscì a puntate nell'Archivum Latinitatis Medievi, da cui è poi derivato il vocabolario di Arnaldi e Smiraglia. Ho riempito alfabeticamente quelle schede di una infinità di appunti, termini vari, voci bibliografiche e curiosità centrifughe, anche di tutto quello che trovavo su alcuni maestri come Martellotti, Mariotti, Timpanaro, La Penna, ma anche le commedie del Cinquecento, Petrarca, Tommaso Fiore ed Emilio Salgari. All'inizio, per risparmiare, dividevo la scheda in quattro parti e riempivo i singoli pezzetti in scrittura minutissima. Poi mi feci confezionare scatole di schede in tipografia e dovetti trascrivere le schede piccole sulle sorelle più grandi, sempre e rigorosamente con l'Aurora 88 del 1958, il suo pennino d'oro indistruttibile e l'inchiostro blu reale Pelican 4001 che la casa tedesca continua imperterrita a produrre. Era l'estate, l'ho portata anche con me se la volete dire. Era un'estate del 1974 e dalle capanne sull'Appennino tosco-emiliano scesi con mia moglie con la robusta 500 di allora a Sant'Arcangelo per un articolo petrarchesco, perché Campana era il protettore della persona a cui lui voleva bene dalla prepotenza del Villanovic. La conversazione si svolse nel giardino di Viale Marini 47 intorno a un tavolo di pietra. A un certo punto tirai fuori il pacchetto delle mini schede campagnane e le mostrai. Nino le prese, mi è scappato Nino, ma gli amici lo chiamavano sempre Nino, e anche gli allievi, tollerava che gli allievi lo chiamassero. Nino le prese,
le sfogliò ed espresse il suo stupore quando vi trovò la bibliografia di Don Giovanni Verità, pubblicata anonima nella rivista fascistissima di Enzo Garibaldi, Camicia Rossa. Allora mi donò un esemplare del raro cippo riminese di Giulio Cesare con una dedica in cui ammetteva che la sua bibliografia mi era ben nota. Fiero della dedica e convinto che fosse una sorta di investitura, mi autoproposi per la bibliografia da premettere alla miscellanea in suo onore che sarebbe uscita nel 1981. Ma quando la cosa arrivò alle sue orecchie, Campana pose il veto. Con il solito argomento, la mia bibliografia posso farla solo io. La faccenda, come sapete, si è sciolta solo dopo la morte di Campana, nelle sale superiori della villa Sant'Arcangiolese, in un incontro con la famiglia e con Enzo Fruccoli. Da allora ho preso a setacciare sistematicamente tutte le biblioteche indiziate, dalla Scuola Normale alla Malatestiana, la Gambalunghiana, la Manfrediana, la Vaticana, la Quirignana, al Warburg Institute, cioè tutte le istituzioni che conservano tracce dei rapporti intrattenuti da Campana e che spesso ospitano le biblioteche dei suoi amici morti, cioè Dello Cantimori, Alessandro Tosi, Abi Warburg, Mario Torquato Tazzi, Sebastiano Pintanaro, ma anche le case di parenti, amici e allievi vivi, in primis Enzo Fruccoli, ma naturalmente gli Avesani, Cino Pedrelli, Fausto Nicolini e tanti altri. Ogni volta che mi sedevo a un tavolo, posavo la scatola di legno, questa qui, ne estraevo il grosso pacco di schede e scioglievo gli spaghi bianchi che lo avvolgevano, avvertivo e divertito, gli sguardi curiosi dei lettori vicini, spesso i giovani che mai avevano visto ricerche in quello stile. Col tempo le schede sono state melanconicamente depositate su uno scaffale morto e ora viaggio con una stampa da computer che è questa qui. Quindi tutti gli elementi del processo sono qui presenti. Tra le biblioteche setacciate ci furono ovviamente le due personali di Campana, una a Roma, via di Portangelica 3, e una a Sant'Arcangelo, viale Marini 47, sotto gli sguardi vigili e soccorrevoli di Giovanna e Benedetta Campana, che mi guidavano dentro cassetti e cartelle. Ma fu mia l'intuizione che mi portò a individuare molti scritti pubblicati anonimi e con pseudonimi. Fu quando mi accorsi che nello studio piccolo di Sant'Arcangelo, quell'altro era così pieno di libri che era impraticabile, e lui stesso non c'entrava più, credo, nella parete accanto alla finestra che guarda di notte le luci di San Marino, partendo da sinistra della finestra e andando verso destra, c'era una strana raccolta di libri, stralci, cartelline. Erano gli scritti più antichi di Campana, spesso anonimi, disposti in progressione cronologica. Per esempio c'erano lì gli articoli di giornale sulla questione della biblioteca piana, che è una spina nel cuore di Cesena, come sapete, che divampò proprio a Cesena e che fu animata dalla passione di Campana. Cominciai a pensare che quei materiali fossero stati disposti ad arte da Campana nella prospettiva della ricostruzione della sua bibliografia. L'argomento topografico per l'attribuzione ricevette un clamoroso consenso quando Renzo Cremante trovò a Imola lettere di Nino in cui dichiarava a Grilli la sua paternità di quegli articoli. Un altro divertente passaggio fu la decrittazione dello pseudonimo Necessarius Mus, che qui non sto per brevità a raccontare. Ma quello delle attribuzioni è stato uno degli esercizi più faticosi, spesso sciolto da incroci di allusioni, di ricordi di amici e anche di appunti dello stesso di amici e parenti naturalmente, e anche di appunti dello stesso Campana sugli esemplari di lavoro, spesso su articoletti di giornale c'è scritto: questo l'ho scritto io.
Della bibliografia, come sapete, è da redigere dalle stampe una forma abbastanza tumultuaria e provvisoria. Per un uomo unico, anche la bibliografia doveva essere unica. E infatti è per darvi tratti la bibliografia di quello che Campana non ha pubblicato, ma che tuttavia volta per scritta di un